Per sportsmall.it siamo qui con Angelo Bresciani, presidente della Federazione Italiana Rugby e comitato regionale Lombardo. Presidente, grazie di essere qui con noi, una bella serata di gara, di festa con tanti amici presidenti e il rugby è insomma è il terzo sempre tempo. Il rugby lo trasforma in un terzo tempo, è un po' tardi ma è meglio così. Comunque grazie per questa opportunità, mi date lo spunto per così dichiarare con grande soddisfazione che la nostra federazione ha deciso di fare il Mondiale Under 20 in Lombardia, sarà il mese di giugno del 2015 naturalmente. Il fatto della presenza Expo naturalmente avrà una sua ripercussione, anche se devo purtroppo confermare che le partite saranno fatte nella parte sud-est della Lombardia. Comunque è un evento di grande impatto mediatico e di grande importanza. Per chi ama il rugby, no, il vedere i futuri campioni del mondo di domani credo che sia un'opportunità unica. Un'altra cosa che dico con piacere è che siamo di nuovo, dopo aver finito i test match un po' in chiaroscuro, no, ci stiamo preparando per Sei Nazioni. Non c'è mai tempo per riflettere e speriamo che il nostro responsabile, il coach tecnico, prepari una nazionale che dimostri in campo lo stesso orgoglio che comunque abbiamo visto sia con Sudafrica che con l'Argentina che con Samoa, e abbia la possibilità di regalare a tutti noi qualche vittoria, perché la stiamo attendendo veramente come qualche cosa che deve rivitalizzare un movimento che continua a crescere, continua a dare grandi soddisfazioni, ma ha un grande bisogno di vincere con la nazionale maggiore.